Abbattere le liste d'attesa e compensare le mancanze di una parte e dell'altra, questo è l'obiettivo della sinergia che si sta costruendo tra Abruzzo e Molise in materia di sanità. Nelle scorse ore l'assessora regionale Nicoletta Verì, insieme alla sua struttura, ha incontrato a Pescara il commissario Marco Bonamico, il vice Ulisse Di Giacomo e la direttrice generale per la salute della regione Molise, Lolita Gallo. All'ordine del giorno la rete per l'emergenza urgente e il rinnovo della convenzione per l'elisoccorso, tema questo che sarà oggetto di un prossimo vertice, appuntamento che ci sarà a breve, come ha confermato la stessa assessora Verì. La finalità di questo incontro è quello prevalentemente di dare la possibilità di ridurre le liste d'attesa e di dare delle risposte alla purtroppo mancanza dei medici, di alcuni specialisti di cui noi cominciamo ad averne bisogno, per cui dovremmo unire queste forze in modo di avere un circuito non solo per quanto riguarda la rete dell'emergenza urgenza, ma anche per dare delle risposte a delle prestazioni specialistiche finalizzate e anche a degli interventi finalizzati. Adesso stileremo quello che è un'ipotesi di progetto, di programma, lo andiamo a condividere con coloro che hanno competenza, ma soprattutto anche a livello ministeriale. Per fare questo ci incontreremo più volte e porteremo avanti questo progetto.